diplomacy goes by the board. And the story of the fair itself is eclipsed by a crackling exchange between Nixon and Khrushchev, begun off camera and finished off before the American Ampex color videotape recorders. Every aspect of the Cold War and Soviet-American rivalry is argued in blunt and forthright terms. The threat of atomic warfare. Diplomacy. Contact sheets show how you think visually. Dai contact sheet si vede il pensiero visuale del fotografo e da questo punto di vista sono molto interessanti. Osservando i contact sheet di un fotografo davvero bravo si può apprendere molto. Ad esempio, dai contact sheet di Henri Cartier-Bresson si poteva imparare moltissimo, solo che quando era in vita non ha mai consentito a nessuno di vederli. E si impara tanto anche da quelli di altri fotografi che non ti permettono ugualmente di vederli. My name is Elliot Erwitt, and I have been that some time. Sorriso e commozione sono il risultato dei suoi scatti, ma sono anche due elementi che sommati fanno la normalità. Elliot Erwitt, classe 1928, veterano della Magnum Photos, è il fotografo che nella normalità di tutti i giorni coglie la meraviglia. La sua carriera parte a 15 anni in una camera oscura e la macchina fotografica lo accompagnerà sempre in ogni suo spostamento, come maschera per la sua timidezza e come espressione del suo spirito. Sarcasmo, sottile ironia e il piacere del paradosso segneranno le sue parole, così come ogni suo scatto. Non lo so, io sono, come si dice, un'insalata russa. Sono nato a Parigi, sono cresciuto in Italia, poi a Los Angeles e poi a New York. È ovvio che tutti questi cambiamenti possono incidere sulla tua vita e sul tuo modo di relazionarti praticamente col mondo. La mia passione per la fotografia è iniziata quando avevo 15 anni. Tutto è cominciato quando ho comprato una fotocamera a lastre. È stato prima un gioco e poi è diventato una professione, perché io vivo solo da quando ho 16 anni e mezzo e da allora mi sono sempre guadagnato da vivere, ora con una fotocamera, ora con l'altra. Fotografo Magnum dal 1954, Elliot Erwitt muoverà i primi passi realizzando reportage per i rotocalchi americani. Il lettore deve sorridere e sognare con le immagini dal mondo che i fotoreporter regalano alla stampa. Ma sono anni in cui la guerra fredda tiene in scacco due potenze assolute, determinate a non cedere. Ho fotografato Nixon svariate volte, in varie occasioni, durante la campagna presidenziale quando perse e l'ultima volta quando ha vinto, quando era alla Casa Bianca. Era un personaggio pubblico e quindi veniva fotografato da molte persone. Cosa penso di lui? Non ho mai pensato un granché di lui, poiché avevo vissuto in California, dove lui aveva iniziato la sua carriera politica a spese della gente. Mi ero già fatto la mia opinione in merito. La sua avversaria era una donna, Helen Gargan Douglas. Fu una delle campagne più sporche e disgustose, e lui la vinse. E dal mio punto di vista la sua figura si è imposta per quella che era agli occhi di chi teneva certe cose. In the mind of people who cared about such things. La
La fotografia di uno scalo ferroviario scattata da Henri Cartier-Bresson era stata una rivelazione per il giovane Erwitt. Aveva abbandonato la California, si era stabilito a New York e aveva iniziato a frequentare il giro dei fotografi Magnum. Terminato il servizio militare, Robert Capa lo vorrà come membro effettivo e da quel giorno Elliot Erwitt si guadagnerà la fama internazionale, diventando una delle icone assolute della prestigiosa agenzia. Furono tutti molto disponibili e premurosi. E Capa era un audace. Aveva inventato se stesso. Il suo nome in realtà non era Robert Capa. Si chiamava Andre Friedman e aveva inventato il personaggio del famoso fotografo americano Robert Capa per vendere le sue foto. Vede, la pubblicità tornava utile anche a quei tempi e si è cucito addosso un personaggio completamente nuovo. Lo scatto che vede Nixon puntare il dito verso Khrushchev con aria di sfida è una tra le foto iconiche di Elliot Erwitt che ha segnato un'epoca. I leader delle due superpotenze che si sfidano nel 1959 con frasi al vetriolo tra gli elettrodomestici di una cucina prefabbricata nell'esposizione nazionale americana del Parco Sokolniki di Mosca. Passato alla storia come il dibattito in cucina, quell'incontro diventa l'emblema di un duello culturale e tecnologico che si tradurrà in scontro politico. Da una parte il capitalismo americano di Nixon nello sfoggio dei suoi beni di lusso, dalle lavastoviglie alle Cadillac, dalle scarpe col tacco ai pasti pronti e alla Coca-Cola. Dall'altra, il risalto di Khrushchev per i beni essenziali, con una punta di sarcasmo. Mr. Key, the Soviet will overtake America and then wave bye-bye. I was working for Westinghouse refrigerators. Lavoravo per la Westinghouse. Dovevo fotografare dei frigoriferi. Niente di più lontano da un confronto tra Est e Ovest. Mentre ero a Mosca a fotografare i frigoriferi della Westinghouse a Gorky Park, è arrivato l'allora vicepresidente Nixon in visita di Stato. E così mi sono accodato agli addetti stampa e ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto al momento giusto e di poter scattare una fotografia che poi è diventata famosissima. Un po' per i due soggetti, un po' per la guerra fredda e un po' per l'arroganza di Nixon e quella di Khrushchev. C'erano tutti gli ingredienti giusti per la riuscita di quella fotografia. E mi trovavo nella cucina di Macy's nel momento in cui loro sono arrivati e si sono praticamente messi in posa di fronte a me. Nella fotografia la fortuna è estremamente importante, è uno dei fattori più importanti. In photography, good luck is extremely important. It's one of the main requirements. La Russia, la terra dei suoi genitori, era in quegli anni una potenza su cui il mondo puntava gli occhi con timore. Erwitt l'aveva già raccontata pochi anni prima, mettendo in mostra non solo l'ostentazione politica, ma cogliendo anche la normalità della vita comune, che veniva negata agli occhi dell'Occidente. I had the good fortune to be in the Soviet Union. Ho avuto la fortuna di trovarmi in Unione Sovietica nel 1957, durante l'anniversario della cosiddetta Grande Rivoluzione d'Ottobre. In quell'occasione sono stati mostrati per la prima volta i missili intercontinentali. Io sono riuscito a fotografarli sulla Piazza Rossa e quelle foto sono diventate uno scoop mondiale. Mi sono reso subito conto della loro importanza. E così ho sviluppato immediatamente le foto in albergo, nella mia camera, subito dopo. Perché sapevo che in alcuni casi
c'era il rischio che la pellicola si rovinasse se fosse passata al controllo bagagli. Ho chiamato Life e gli ho fatto sapere che avevo questa esclusiva. Le mie erano le prime foto dei missili intercontinentali. Era uno scoop. Le foto hanno fatto il giro del mondo e io sono diventato un eroe per un giorno, ma niente di più. Sono tanti i ritratti delle celebrità che Erwitt ha collezionato nel corso della sua carriera. Ma sarà sicuramente il volto di Marilyn ad ispirare maggiormente il fotografo, tra intimità, spensieratezza e sensualità. Questa fotografia di Marilyn Monroe non è legata a nessun aneddoto particolare. È stata scattata durante una seduta che abbiamo fatto mentre lei stava girando uno dei suoi film a New York. Ero impegnato in un film nel cui cast c'era anche lei. Si intitolava Gli Spostati. In precedenza avevo già lavorato a un film nel quale c'era anche lei e avevamo già fatto qualche sessione privata. Era molto gentile con me. Era una donna estremamente intelligente e andavamo d'accordo. Avevamo fatto diverse sedute con lei e la cosa straordinaria di Marilyn era che era praticamente impossibile farle una foto brutta. Direi che questa sua foto sia molto bella. Non si era messa in posa, era rilassata e ci stavamo facendo due chiacchiere. Secondo me questo è il modo migliore per fotografare la gente, senza troppi fronzoli. È diventata così famosa proprio perché è morta giovane. E direi che questa è una delle trovate più azzeccate se si vuol fare carriera. Se muori giovane, le possibilità di dare un'impennata alla tua carriera aumentano. È un peccato che funzioni in questo modo, ma è interessante fermarsi a riflettere sul fatto che se oggi fosse ancora viva avrebbe 85-86 anni. È un pensiero molto curioso. Sarà un altro volto femminile, quello di Jacqueline Kennedy, ad emozionare il mondo. Il reportage è quello dedicato ad uno dei giorni più drammatici dell'America del Novecento. Quando il presidente fu assassinato, mi sono precipitato subito a Washington per coprire il funerale al meglio. Delle esequie ufficiali faceva parte anche la sepoltura al cimitero, in Virginia. Io ero in un'ottima posizione, vicino alla tomba. Avevo un teleobiettivo e ho scattato una foto piuttosto toccante della vedova e del fratello al cimitero. La circostanza era così commovente che qualunque sua rappresentazione sarebbe già stata toccante e speciale. Ma in questo caso specifico c'è un elemento nella fotografia che a volte sfugge, eppure c'è. Una lacrima incagliata sul velo della vedova. E questo, secondo me, fa della foto una cosa a sé stante rispetto alle altre. Le due foto del dibattito in cucina, un po' per istinto, un po' per fortuna, rimarranno alla storia come l'immagine di uno scontro aperto tra le due superpotenze che hanno fatto tremare il mondo. Sarà una dinamica di gesti, sguardi e parole non dette a colpire successivamente l'immaginario. La realtà dei fatti, dalle parole dello stesso fotografo, era tutt'altra. In pubblico non si discutono gli affari di Stato. In pubblico, con i fotografi e tanta gente intorno, ci si mette in mostra. È il lavoro di tutti i politici, mettersi in mostra.
Delle cose serie, invece, generalmente, se ne parla a porte chiuse. Khrushchev e Nixon si stavano semplicemente atteggiando davanti a chi era lì a guardare. Sono sicuro che se avevano argomenti più importanti da discutere, e come credo, ne avranno parlato a porte chiuse, al Cremlino, come in genere si fa in questi casi. Per Nixon, in particolare, che era molto ansioso di promuovere se stesso come colui che teneva a bada i russi, che teneva a bada i sovietici, era molto importante farsi vedere risoluto. Per questo la foto di lui, che punta il dito sul torace di Khrushchev, gli è stata molto utile, specie durante la sua campagna presidenziale, che poi però ha perso. In particular, he lost. They gave that picture as a courtesy to... Avevo regalato la foto alla persona che è poi diventata il suo responsabile delle pubbliche relazioni. In men che non si dica, quella foto è stata messa ovunque per far vedere quanto fosse risoluto Nixon. Ed è stata usata senza il mio consenso, senza la mia autorizzazione. Ma è così che fanno le cose. Di sicuro mi sarebbe dispiaciuto molto se fossi stato responsabile della sua vittoria. Ma quella campagna l'ha persa. Cani, bambini e romanticismo sono i tratti ricorrenti di Erwitt, una sensibilità che accompagna tutta la sua produzione. Immagini uniche che hanno fatto storia e compongono una visione del mondo estremamente personale e riconoscibile. This is a fancy dog. Questo è un cane di razza, con addosso una rosa di Balenciaga, mi pare, lo stilista. Mi piace fotografare i cani, anche se sono di razza. Per questo c'è un cane elegante con un fiore elegante. Ma ho fatto anche fotografie di cani meno eleganti. Questa foto l'ho scattata sulla via di casa mia, a Central Park. Credo che sia una delle mie opere più simpatiche. I cani sono molto comprensivi, li trovi ovunque nel mondo. Non sono creature complesse, non se ne hanno a male se li fotografi e non chiedono le stampe. E secondo me queste sono delle ottime ragioni, anche perché sono soggetti molto umani. La fotografia dei due fidanzati allo specchietto retrovisore è stata scattata alla fine del Sunset Boulevard a Santa Monica. Mi sembrava solo l'ennesima foto, e poi 25 anni dopo, mentre stavo riguardando i miei contact sheet, mi è saltata all'occhio e mi sono detto che non sarebbe stata male da stampare. E poi è diventata una delle mie foto più famose. È stata una scoperta. Immagino che ci siano altre scoperte che potrei fare, ed è proprio quello di cui mi sto occupando durante la vecchiaia. Sto passando in rassegna tutto il lavoro fatto in passato per vedere se c'è qualcosa di buono. Le foto che ho fatto 50 anni fa sono del tutto simili a quelle di oggi. L'unica cosa che cambia sono le macchine e gli sfondi. Le mie foto professionali invece sono cambiate moltissimo. Sono cambiate perché le condizioni del mercato non sono più le stesse. Ecco cosa intendo per fotografo professionista.
Bisogna stare a passo coi tempi, con la domanda, con la tecnologia. È così che ci si guadagna da vivere. Il mio lavoro personale, però, è rimasto invariato. Non so se considerarlo un bene o un male, ma è un dato di fatto.